stai mettendo a fuoco? Mettimi a fuoco, mettimi a fuoco, boh. Comunque, ciao a tutti. Allora, due update. Primo, i quadernini non li ho ancora spediti, ragazzi, scusatemi. Peraltro due persone non mi hanno più scritto, tre persone, perché credo che anche Marco non mi abbia scritto o riscritto il suo indirizzo, adesso non sono sicuro, devo leggere. O forse sì. Comunque, due, uno è Cazzoman900, l'altro era quello con la Y. Non mi hanno inviato i loro indirizzi, cioè me li avevano inviati una volta, poi li ho cancellati per sbaglio e non me li hanno più rinviati, come avevo chiesto. Quindi comunque questo weekend mando i quadernini a chi mi ha mandato le flafflerie, e gli altri no. Comunque, update sul raduno della Gentaglia. Allora, ho dato un'occhiata alla pagina di Facebook che sto un po' grisando, per chi non sapesse cosa vuol dire grisando, cercatelo su Google. Cioè, intanto la sto guardando in effetti, però non tanto. Avevo promesso che avrei aggiornato on the go e mi sono reso conto che tra un mese, quando è il raduno, controlliamo subito. Allora, oggi è, devo spostare qua, oggi è 31, il raduno è il 23, quindi tra meno di un mese, cioè il raduno io non ho ancora organizzato niente. Allora, iniziamo con un... tutta la gente gli può discutere, no? E cerchiamo di plasmare questa cosa. Allora, il raduno sarà al Poetto, come avevo detto. So che l'ho chiamato Falò, ma non ci saranno delle fiamme, non ci saranno dei fuochi di alcun tipo. Contando che sarà alle 6 di pomeriggio, ipotizzando che fra un mese faccia del tempo migliore di quello che sta facendo, perché altrimenti ci troveremo sotto la pioggia, sarà alle 6 di pomeriggio, quindi è probabile che ci sarà gente in spiaggia, cioè ci saranno bagnanti, e anche noi saremo dei bagnanti, staremo balneando, nel senso che ho deciso di non farla in estate piena, perché a parte che poi sono tutti in ferie, quindi non ci saremmo manco visti, magari non sono neanche io, capito? Magari vado, chi lo sa, non andrò da nessuna parte. Comunque, è più probabile che invece della situazione da Falò, come ve la state immaginando, perché poi alcuni di voi mi stanno scrivendo chiedendomi cose, quindi col fuoco centrale, saremo tutti attorno a degli ombrelloni. Anzi, sarebbe una saggia idea se vi portate gli ombrelloni, perché io me lo porterò. Ho anche intenzione di fare qualche cosa, non so se avrò il tempo, però vorrei farlo, per rendere palese il fatto che il raduno è lì. Lì ancora non ho deciso dov'è. Ipotizzo che sarà più o meno davanti al Calypso / ex Calypso, per chi non sa, probabilmente non gli interessa. Comunque verso, no, verso la fine di Cagliari, inizio Quartu, perché generalmente poi lì magari, anche se non so se in quel periodo dell'anno ci sarà già la musica, ma nel caso siamo fortunati, c'è il Fico d'India, quindi se mettono un po' di musica, vittoria. E poi molti mi hanno chiesto come ci organizziamo per le cose da mangiare eccetera. Allora, io volevo fare una cosa tipo una sorta di picnicchino, nel senso che ci vediamo alle 6 ed è sabato, quindi ci vediamo alle 6 per chi deve andare via presto, perché c'è gente che deve andare via presto per un motivo o per l'altro, quindi non è l'ora di cena, è prima dell'ora di cena. Poi ovviamente non andremo a cena, magari stiamo lì e ci portiamo da mangiare. Quando vi dico ci portiamo da mangiare intendo possiamo portarci ognuno di noi delle cose da offrire agli altri, più o meno complesse a seconda di quello che sa fare. Io non so fare niente, quindi o delegherò a qualcuno che sarà con me, oppure non lo so, comprerò delle buste di patatine. Portarvi da bere? Sì, sì, certo che potete portarvi da bere. Alcuni mi hanno chiesto, ma posso portarmi da bere anche alcolici? Certo, cioè potete portarvi le borse frigo. Ragazzi, immaginatevi la cosa come se fossimo, cioè come un gruppo di amici che va in spiaggia, come tutti i gruppi di amici, si portano le cose, si porta, che ne so, a uno piace il succo di frutta ghiacciato, si porta il succo di frutta ghiacciato, a uno piace la birra, si porta la birra, cioè, fefilerie tendenzialmente. Stiamo lì, è bello. Quanto durerà? Una domanda che mi viene fatta spesso, ma vediamo, cioè, non voglio organizzare la cosa troppo, cioè, ok, un pochino, voglio avere idea di dove saremo, di chi saremo, quanti saremo. Attualmente ci sono 40 persone su Going nell'evento, il che è buono, mi fa piacere che siete così tanti.
però non, cioè, quindi voglio che so quanti siamo, ma non voglio che sia un, cioè, non è un giro turistico in un parco. Andiamo lì, facciamo amicizia tra noi, internos, e niente, stiamo là, chiacchieriamo, che non sarà chiacchierate tutti con me, ma sarà una sorta di festa, festicciola sotto gli ombrelloni, allegria, fifinerie. Altra cosa che mi state chiedendo spesso, oddio, sto venendo da solo o da sola, non saprò cosa dire, forse non vengo. È la situazione di molti, quella che verranno da soli, e non conosceranno nessuno o pressoché nessuno. Non è un problema. Lì, dato che è la situazione di tutti, cioè, non sarà molto difficile mettersi a chiacchierare di cose, del genere. Del genere, però non ho detto niente. Quindi, fof. Quindi, questo è il primo update, che non sta upgradando molto, in effetti. Diciamo che mi metto come obiettivo, entro la prossima settimana, di decidere il posto con sicurezza. Sì, più o meno. Poi non c'è neanche tantissimo da decidere, in effetti, per il resto. Vorrei darvi qualche altra news, che però ancora non ho. Quindi aspetteremo la prossima. E basta, tutto qui. No.